Ciao a tutti e benvenuti all'ottava puntata del Monday Night Cup di Vela e Motore. Questa sera siamo con Ken Reed, presidente della veleria North Sails e commentatore TV della Coppa America. Hello Ken, and thank you for accepting our invitation. Very welcome. My pleasure. It's nice to be here. My name is Alberto Mariotti, and with me, as always, is the journalist and friend Andrea Falcon. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Hello Ken. Ora presento brevemente Ken. Nella sua lunga carriera da velista, Ken Reed ha partecipato a due edizioni della Coppa America, tre Volvo Ocean Race e ha vinto una Sydney to Hobart al timone del Maxi Comanche di James Clark. Siamo molto felici che questa sera sia qui con noi a parlare di Coppa America e anche di vele. Ken, io avrei subito una domanda per te a bruciapelo. Chi passerà davanti al primo incrocio della prima regata tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand? Ken, we're going to ask you a really quick, direct question. Who is going to make the first crossing of the first regatta between Luna Rossa and Team New Zealand? Oh, this is an Italian show, right? So right. Of course it's going to be Italy, of course. Chiaramente sarà Italia, ma questo è un programma italiano, quindi chiaramente sarà così. Ok, Ken, ci racconti un po' com'è l'atmosfera lì ad Auckland, almeno ormai siamo prossimi all'inizio della regata, com'è l'atmosfera, se c'è tanta pretattica, se è veramente impossibile riuscire a capire chi è il più forte per la 36esima America's Cup. Ken, can you tell us a little bit about the vibe there in Auckland right now and the few hours left before the start of the 36th America's Cup? A lot of pre-tactic, but is it really that difficult to understand who's going to be stronger? And what do you think personally, as in you, how are you feeling about it? Well, I think it's anxious moments because, you know, this COVID lockdown that happened, the last one that happened, certainly put a wrench into the, you know, COVID has put a wrench into the world. Although we realize that here in New Zealand, we are quite lucky because of the way COVID has been controlled. Still, it affected our little regatta here, you know, and this delay for the sailors, for the teams, for people commentating, for fans, I think everybody's just ready to get going. Let's go. The sailors are sick of practicing. They need to go racing. That's that first and foremost. Ok, prendi un attimo per tradurre, un momento di ansia per quanto riguarda il Covid che sta ostacolando il mondo, no? Che tutto è stato, tutto è cambiato, anche se in Nuova Zelanda le cose sono state abbastanza controllate, per fortuna, però questo ritardo ha fatto male a tutti, tutti sono stufi di non... cioè, tutti vogliono andare avanti con la vita, e tutto come i velisti, i fans, tutti che lavorano nel mondo della vela, e quindi siamo pronti di andare avanti. And also, I think for me personally, I think this is going to be a close event, honestly. I think it's quite exaggerated, maybe these speed differences. What happens is with time, people get to make things up. So I think we see a lot of rumors. I think we see a lot of too much talking, not enough doing. So I think this is going to be a close event. I actually do. And I think for sailing, I hope it's a close event because I think it'd be great for the sport of sailing. Per quanto riguarda i tempi, lui dice che sarà molto vicino, i tempi saranno, cioè, non tanto esagerato come la gente dice, ma molto vicini. Infatti quello che vogliamo è che lui spera di vedere un bel evento dove tutti stanno facendo il meglio di loro stessi e così si va avanti, quindi si spera bene. Appunto. La partenza ovviamente è sempre stato un momento molto importante nel match race, ma soprattutto in questa Coppa America lo abbiamo visto nella finale della Prada Cup. Allora, come giudica lui personalmente, visto che la partenza è una fase così importante, la soluzione del doppio timoniere di Luna Rossa, se gli piace veramente questa soluzione e se ritiene che possa essere anche un po' un'arma vincente per Luna Rossa? Okay, so the start has always been a defining moment in the match race, but now it seems even more so given what we saw in the Prada Cup final.
Do you think that Lunarosa's double helmsman solution could make the defining difference? What are your thoughts about it as a solution? Do you think it could make the difference? Well, first of all, a very bold strategy, a bold move by Lunarosa to even do this in the first place. Something that we all questioned, I think, at the beginning as maybe a little bit crazy, because none of us had seen it before. I don't think in the history of the America's Cup has there been two helmsmen, dual helmsmen in roles like this. So first and foremost, good for them for reaching well outside the box and trying something different. Ok, per cominciare è stata una decisione, una strategia molto coraggiosa, mai visto prima, e all'inizio tutti hanno un poco, avevano una perplessità per capire, perché non era mai visto, quindi è già bene per loro che hanno preso questa decisione, che era fuori tutto che era visto prima, e speriamo bene, però all'inizio era veramente una cosa strana, un poco diversa, però coraggiosa sempre. But in the starting specifically, there's no question that Lunarosa should have an advantage because they're practiced. You know, they've had 12, I believe they're 11-1, right, since the first series started. So they've had 12 really good races to fall back on, positive experiences for the most part. And there's no question in the pre-start that the two helmsmen help because they can do maneuvers quicker, they can do them split second, and maybe throw something at the competitor that they're not ready for, that they're not prepared for. Per iniziare, comunque come inizio, no? E Lunarosa comunque ha avuto 12 gare molto belle, hanno un vantaggio, sono 11-1 e questo sicuramente è positivo. Il fatto che nella pre-start che hanno due timonieri è una cosa positiva perché posso sempre sorprendere gli avversari, no? Con qualcosa che magari non aspettano, quindi sempre una cosa positiva. But remember, when you throw one thing at your competitor, they're going to throw something back. So don't be surprised when we see Emirates Team New Zealand, if they get into a lot of tight maneuvers, they tend to stick to their sides as well. So whether it's Glenn Ashby grabbing the wheel on one side and letting Pete Burling actually stay on one side, I'm sure we're going to see an adaptation. But I believe I went back and looked at tape, and in the Christmas Cup, the World Series event, if they had to do tight maneuvers, they were also sticking from side to side. So don't be surprised if we see more of that from the Kiwis. Uh-huh. Ok, in quello che possiamo non essere sorpresi se i Kiwi, noi zelandesi, fanno anche loro qualche sorpresa anche loro, che può essere Glenn Ashby di una parte e Bully dall'altra parte, che anche loro sono bravi ad adattarsi. E quindi, come hanno visto sulla Christmas Cup, no? E che anche loro hanno un po' di sorprese che sono pronti ad utilizzare anche. Ken, per restare in tema, quali sono, secondo te, per quello che si può sapere oggi, i punti di forza e di debolezza dei due team? Ken, can you tell us, staying on the same subject, can you give us, in your opinion, what the strengths and the weaknesses are of the two teams? That's a good one. I could talk for hours about that, probably. There's no question the strength of Lunarosa has become a starting game plan, starting, and I think maneuvering, especially maneuvering at low speeds. One thing we didn't expect to talk about in this America's Cup is low speed maneuvering. The starting boxes are so small, actually slowing down has become quite a big advantage, especially on the approach back to the starting line, being able to slow down and burn speed high rather than burning speed reaching off and going low. So I think maneuvering and the starting, especially in the starting box, is definitely an advantage to Lunarosa right now. E per Lunarosa il loro vantaggio è il fatto che sanno manovrare a una velocità molto basso, no? E questo è diventato una cosa importante in queste gare, è un grande vantaggio perché
e alla partenza, che sono molto piccole questi spazi, e il fatto di manovrare bene e a velocità, cioè meno velocità, è diventato un vantaggio. And for Emirates Team New Zealand, I think, first of all, they are the kings until they are knocked off the throne. First of all, they hold the cup, so you better be good to come into New Zealand and try to knock these guys off. But at the same time, I think everybody thinks they're going to be fast. You know, they obviously have something very different on their foils under the water, but I think. Something that goes not talked about. I think they have something special above the water as well. I think their sail package, both boats' sail packages are unbelievably beautiful. First of all, just like gorgeous to look at. But seems to me that the adaptability of the Kiwi sail plan might be a little more changeable given different conditions, different boat speeds. But anyway, it's something to be seen. But the foils above and below the water for the Kiwi boat both look really, really special. Ok. E per quanto riguarda Emirates New Zealand, loro hanno il trono, sono i re di questa cosa, e loro hanno la coppa, quindi chi va contro di loro deve essere bravi, perché loro sono i migliori, sono molto veloci e hanno qualcosa di speciale sia sopra che sotto l'acqua. Tutti e due hanno qualcosa di molto speciale, tutti e due, cioè sia sotto che sopra, e però Emirates New Zealand, loro hanno un'adattabilità che forse che è il loro vantaggio in questo momento. Allora, Ken Reed, ovviamente dalla tua posizione vorrei un tuo parere, descrizione dei tre timonieri, Peter Burling, Francesco Bruni e James Pittil. Che caratteristiche hanno? Come descrivici un po' dal tuo punto di vista? Ken, can you please tell us something about each of the three helmsmen of this 36th America's Cup? Peter Burling of Team New Zealand, James Spittle, and Francesco Bruni of Luna Rossa. Well, let's start with Luna Rossa. I think you see maybe the poise, the control of the Australians, that demeanor, maybe infiltrating, being a part of a very fiery Italian syndicate. You know, we all saw when Francesco finally let his Italianness out at the last when they won the Prada Cup, but it sure seems to me that Jimmy has kind of tried to get the program to just take a deep breath time to time. And that's probably a good thing. The old expression, don't get too high, don't get too low. Try to stay on an even keel. And I think Jimmy has helped push that within the whole team surroundings. Ok, se parliamo di Jimmy, cominciamo con lui. Il fatto che lui è australiano, che lui è molto equilibrato, e questo ha portato qualcosa a quello che è la squadra di italiani, che magari sono un poco più, come si può dire, hanno un poco più peperoncino, che si chiama. E alla fine di questo che Bruni si è dimostrato essere molto italiano, molto emotivo, cioè nel senso buono della parola, di avere qualcuno come un australiano molto equilibrato, magari fa forza. And staying with Francesco for a second, he's kind of the unsung hero here. I think he's adapted to this dual role exceptionally well. And he's probably the most talented sailor that nobody had heard of, you know, coming into this event, you know, in a strange way for somebody that has such a long resume as he has. He's not Peter Burling and he's not Jimmy Spithill. He's the other guy, but the other guy's fared very well for himself so far. I'm actually quite proud of him, and I really have a lot of respect for how he has taken on this role. E allora, parlando di Francesco, lui è
L'eroe, cioè quello che magari è meno conosciuto di tutti, però quello che veramente si è adattato benissimo a questo doppio ruolo e molto tanto talento, e anche se era meno conosciuto, non ha i nomi di quelli due altri, è sempre visto come quell'altro, ma alla fine è una persona che merita molto orgoglio e tanto rispetto da parte di Ken. Dice che lui apprezza moltissimo quello che sta facendo. So on to Peter Burling, you know, it's interesting. Everybody keeps calling him the kid, but he's actually, I think he's 30 years old now. So he's not quite as old as I am, but he's been around for a little while, and you can tell there seems to be nothing that rattles this guy. Nothing. You can say what you want. You can do what you want. He loves the pressure. He loves the biggest stage. He loves to go fast. So, you know, I just think don't try to get into a game of words and press conferences or anything like that, because he doesn't care. He just wants to go fast and go win a boat race. And he has blinders on. He doesn't see anything else but what's in front of him. Okay. Per parlare di Peter Burling. Peter Burling. Scusa, chiamano il ragazzo The Kid, ma in realtà ha quasi 30 anni e non c'è niente che lo turba. E lui piace la pressione, e lui piace il palcoscenico e piace andare veloce e non piace giocare con le cose che non hanno importanza. Per lui non vede, lui vede solo davanti a sé, o solo andare veloce e vuole vincere, quindi il resto non è distratto da niente. Ken, cosa ti ha impressionato di più del percorso di Luna Rossa durante la Prada Cup? All'inizio dei round robin, pensavi che alla fine avrebbero vinto loro? Ken, what impressed you the most about Luna Rossa's path in the Prada Cup? At the beginning of the round robins, did you think they'd win? So we went back. I did a podcast with Shirley Robertson before this anything ever started, and they were my choice. And we have to be very careful, but I thought as the challenger of record, maybe they had a little advantage along with Team New Zealand on getting the rule earlier. So maybe they had another 6 months of design time or so in there. And I also thought they did a nice job of kind of keeping some of their, what we keep saying, toys, keeping some of their toys back until the races started to matter. So they had a real nice progressive evolution of the boat and the team leading up to when the races really counted. Ok, e come lui ha detto all'inizio, proprio all'inizio, in un podcast con Shirley Roberts, che era sua scelta, forse perché avevano un vantaggio, che avevano forse più di altri come tempo per il disegno, e in più hanno fatto una bella evoluzione per quanto riguarda tutti i loro attrezzi, le cose che ci hanno aspettato un poco prima di dimostrare tutto. Quindi lui aveva già l'idea dall'inizio che erano molto forti, forse perché avevano anche questi vantaggi. But the one thing I'm actually surprised at is that these other series weren't closer. I think entering this America's Cup cycle, we had three really strong teams, well-funded, well-sailed. On paper, you had three teams that were really very, very close. So I'm kind of surprised that the score line that I referred to before, the 11-1 score line, that's been their record. And when the race is counted, 11-1. And you know what? You are what your record is. So at the end of the day, Luna Rossa was by far the better team of the three challengers, which I think everybody's kind of surprised at. Quello che mi ha sorpreso, vedo che voi siete d'accordo, quello che ha sorpreso tutti è che questi altri gare non erano più vicini. Infatti c'erano queste tre squadre molto molto forti su carta, che avevano economicamente erano molto forti, avevano anche persone valide, ma
Comunque, Luna Rose ha finito con questo record molto, molto grande, 11 contro 1, e lui dice che tu sei quello che hai vinto. In questo caso, i più forti di tutti erano Luna Rosa, però era una sorpresa. Allora, parlando di Prada Cup, andiamo un po' alla... si parla ancora tanto in Italia, ma penso anche lì da voi, perché tu sei andato a trovare il Richard Slater per la penalità famosa nella partenza di Regata 8. Anche tu sei rimasto stupito, ecco qui mentre vai a trovare Slater, anche tu sei rimasto stupito che non abbiano dato la penalità agli inglesi, vorrei sapere, senza andare troppo nella tecnica, se la giuria ti ha convinto che non era il caso di dare una penalità alla barca inglese. Ecco, questo qui, mentre scorrono le immagini, fa vedere che appunto Luna Rossa è un classico incrocio mura dritta contro Ineos mura a sinistra. Tu non eri d'accordo con la giuria, voglio sapere se ti hanno convinto. Okay, speaking of the Prada Cup, there's still a lot of talk in Italy, at least, and we're assuming in other circles, about that crossing on starboard tack and left at the start of the eighth race of the Prada Cup final. A lot of people were surprised that the jury didn't give Ineos a penalty, and you even went to talk to Richard Slater because as a sailor, you felt the jury's decision wasn't so clear. So we are curious to know what they told you, and more importantly, did they convince you? I hate saying that the jury is right. Nothing makes me crazier than saying that the umpires are actually correct. I had a career of telling them on the water that they were wrong, I think. Yes, I think they were correct. What they convinced me is that when Ineos was tacking, there couldn't have been a collision. And by Luna Rossa actually heading up, and I believe it was 10 or 11 degrees, that's what would have created the collision. Now, you go ahead and explain that first, and then I'll go on. This isn't an easy one. It's not an easy one, even if I watch it all. Lui dice che lui non c'è niente peggio di dire che la giuria ha ragione, anche se dopo una carriera di dire che hanno sbagliato tutto, questa volta lui dice che aveva una ragione. E lui è stato convinto quando, e là cioè sono meno tecnico, magari potete anche aggiungere, però che non era possibilità di fare una collisione, no, perché sì, di gradi dove erano le due barche. E quindi 11 gradi là, e quindi Luigi questa volta deve dire che la giuria infatti l'ha convinto. What's interesting to me is that it was really a very fine line using all this digital software to be able to make a decision. If this was just what I said to Richard during my interview, if this was a fleet of J70s and somebody had tacked over to port, they would have been thrown out 100 times out of 100. But technically, that's not really right. And that's what surprises me. That starboard tack boat cannot head up a single degree in order to create a confrontation. Quello che è sorpreso anche è il fatto che c'è questa cosa molto sottile, il fatto che loro hanno tutto questo software digitale che ha questa precisione incredibile. Lui nei vecchi gare, non so se c'era una flotta di J70, no? Che sarebbe impossibile, che 100 volte su 100 sarebbe stato l'apposto, non avrei mai avuto questo risultato qua. Quindi il fatto che hanno questo software tanto preciso cambia tutto. Pensi che questa decisione della giuria sia stata studiata dai due team, che quindi sia una novità anche per i due team e cambierà in qualche modo gli scenari delle evoluzioni e le strategie pre-partenza tra Luna Rossa e Team New Zealand nel match di Coppa America? Do you think that this decision made by the jury
was maybe could have been studied by the two teams and maybe could change or create a precedent in the future about how about new scenarios, about new strategies during the pre-start between Little Rosa and Team New Zealand? Or do you think that it was just an isolated event? They've been consistent. Remember when Luna Rosa, I think in the round robin series in that famous race where there were 9 passes between Ineos and Luna Rosa, when Luna Rosa had a port starboard on the last run, really technically it's the same exact principle. They slowly bore off until there was the potential at a collision. The jury has been consistent. You cannot alter your course 1 degree in order to create that confrontation. So as long as the umpires are consistent as sailors, that's all we can ask for. Just tell us what the rules are and then we know how to play. Ok, l'importante è che è sempre stata questa giuria, è sempre stata molto consistente per quanto riguarda queste regole e che 9 volte che è successo con Ineos, ogni volta la giuria ha detto la stessa cosa, non si può cambiare percorso rotta per un grado senza, cioè, e creare questa situazione di potenziale collisione senza... avere problemi. Comunque loro sono stati molto consistenti, la gente è costante e dobbiamo solo essere contenti di questa cosa qua, non possiamo chiedere di più. Certo. Vai Mariotti. Ken, facciamo ancora un replay e andiamo alla scuffia di American Magic. In molti continuano a chiedersi se quella manovra poteva essere evitata o essere eseguita diversamente, visto il vantaggio che Patriot aveva su Luna Rosa. Tu hai analizzato a lungo cosa è successo. Qual è la tua opinione sulla dinamica timoniere-tattico in quel momento? Si sente Paul Goodison avvertire Dean Barker sulla difficoltà di quella manovra. Ci poteva o doveva essere un'altra soluzione, visto il vantaggio? Okay, let's go back in time again to the capsizing of American Magic. Many people continue to wonder if that maneuver could have been avoided or could have been performed differently given the advantage that Patriot had over Luna Rosa. You analyzed at length what happened. What is your opinion on the helmsman-tactician dynamic? Paul Goodison was heard as warning Dean Barker about the difficulty of the maneuver. Could there or should there have been another solution given the advantage? Well, yes. The answer is yes and yes. I think if they could have it all over again, they would have jibed around the other gate, first of all. Secondly, I think that if they did it all over again, they would have more of a forceful dynamic with a tactician, because they kind of did tactics by committee on that boat. And I'm not sure that ever works. So I think in both cases, I think the answer is yes. They wish they had a more of a forceful tactical presence. And for sure, they should have taken a right turn and tried to jibe. Ok, la risposta è sì e sì, se potessero rifare tutto sicuramente avrebbe fatto l'altro giro, però più importante avrebbe avuto un tatto più deciso, ho detto che la decisione era un poco troppo fatto per comitato, magari quando ci voleva una voce solo con più forza per prendere decisioni. Quindi sicuramente sarebbe stata un'altra situazione. E ancora uno sguardo indietro, Ken. Il percorso di Ineos Team UK è stato singolare. È partita malissimo con le America's Cup World Series a dicembre, poi è diventato il team da battere all'inizio della Prada Cup, ma poi è stato sconfitto senza appello 7-1 da Luna Rosa. Che idea ti sei fatto sul team inglese? Cosa è mancato? Ok, we're going to look back again, this time to Ineos's route, which was pretty interesting, where they started out pretty badly in the America's Cup World Series in December, but then they became the team to beat at the beginning of the Prada Cup.
Then they were defeated 7-1 by Luna Rossa. What do you think about the English team and what was missing? That's a great question. I know they're doing a massive debrief right now to figure out what was missing. I think the big question, the big question is, how could they have been so far behind when they arrived in New Zealand? That's what I think surprised them and surprised everybody else. Listen, COVID changed all the World Series events. It created a scenario that you had to train, practice, and develop in isolation. Their isolation didn't work for them. They showed up here way off the pace and were fighting to catch up from day one. Okay. Allora, è una bella domanda. E adesso si stanno veramente confrontando tanto per capire questa situazione. Soprattutto vogliono capire meglio come può essere che sono arrivati a Nuova Zelanda così tanto indietro. Erano sorpresi, però dall'altra parte non è una sorpresa, perché c'è questo COVID che ha cambiato tutti gli eventi della Serie Mondiale, no? E che il fatto è che la gente doveva allenarsi, dovevano fare allenamenti, fare la pratica e sviluppare le novità, ma isolati, no? Senza avere il confronto con gli altri. E questo ha fatto sì che quando sono arrivati a Nuova Zelanda hanno lottato tanto per non essere così indietro. Quindi questo è stato il problema, no? Quindi COVID ha rovinato tante cose per tante squadre, ma in particolare per loro. But I should add that their turnaround was nothing short of miraculous. I mean, that just shows the quality and the ingenuity I think these teams all have. Their ability to change into something completely different is shocking. It was incredible, like heroic. So on one hand, shame on them for showing up so slow, but on the other hand, good on them for turning it around so fast. It was a miracle. E quel che dice che la cosa incredibile è come sono riusciti a girare, a cambiare la situazione. Sono arrivati, sono molto indietro, però erano tipo un miracolo che sono con la qualità e con la creatività sono riusciti a cambiare, adattare e creare qualcosa. Era veramente incredibile, una cosa di mitico, di eroismo. Però di una parte peccato, sono arrivati così, allora peggio per loro, però dall'altra parte bravissimi che sono riusciti a diventare così bravi e fare questo cambiamento in poco tempo. E dopo la prima giornata di regate di mercoledì, dovessimo avere un risultato di 2-0 per uno o per un altro team, secondo te avremo già una direzione ben delineata su come andrà a finire la finale o sono poi un po' hai risposto già a questa domanda prima, l'hai già detto, oppure pensi che ci possono essere rimonte e che soprattutto il meteo o la meteo influirà molto sulle regate? Insomma, se dovessimo vedere un 2-0 mercoledì, è già tutto finito o ci sono ancora tanti scenari possibili? So, speaking of scores, we're going back to this. Do you think that on Wednesday, the first day of racing of the America's Cup, if it ends with a partial score of 2-0 in favor of one or the other team, will we have a fairly clear idea of how the match will end? Or do you think anything can happen and there will be room for comebacks? For example, do you think that weather, intensity of wind, can really influence the progress of the regattas? Maybe you answered our question, but we're still curious. No. I think that's a real question. I think weather-wise. Let me take a step back. Yesterday, I got to interview the head sail designers for both Luna Rossa and Team New Zealand. So for Luna Rossa, I asked Juan Garay specifically if he thought a wind range of 12 to 16 knots was an advantage or a disadvantage. And he kind of said they felt okay in 12 to 16 knots.
Ok, ha detto che ieri ha parlato con i progettisti di tutti e due sales. I programmi delle vele dei due team. Grazie, e delle vele. E parlando con Juan Gray di Luna Rossa, ha detto che è con un vento di 12 e 16 nodi, che lui sarebbe, cioè che non ci sarebbe problemi. Mm-hmm. So with that said, I was surprised. I thought Luna Rossa would be really rooting for lighter air, first of all. I thought that's where they thought their advantage would be. But to the other question, would a 2-0 score line after day one show signs of the future? You'd have to say yes, because if one boat shows up and has a dominant speed advantage, that's very hard to break. And that in a 2-0 score line in day one likely means there is a pretty substantial speed advantage somewhere. And again, as my colleague Stephen MacGyver says in the booth, no slow boats ever won the America's Cup. And I have a feeling this is going to be more of the same. Ok, ha detto che quel che ha sorpreso, per tornare alla vela, il fatto che lui pensava di sentire le Luna Rossa che magari cercavano venti, cioè, più leggeri invece, quindi era sorpreso. Però per quanto riguarda la domanda, con un vantaggio di 2-0 e dopo la prima giornata, ovvio che sarebbe sì, perché quello dice che c'è una dominanza per la velocità, e che ovvio quello dice qualcosa. E come dice il suo collega, non ci sono barche lenti che vincono l'America's Cup. Quindi lui può dire con un vantaggio del primo giorno, che si può anche dire che c'è sicuramente un vantaggio. In questa Coppa America mi sembra, voglio sapere se lui è d'accordo, che si è cominciato a parlare più di pressione del vento quando si parla di tattica che di salti di vento, probabilmente per anche i boundaries, per le linee laterali molto strette. Si trova d'accordo lui con questa cosa, che la pressione del vento a livello di tattica è diventato un tema più importante dei salti di vento? Another thing that emerged at the tactical level of this America's Cup is that we seem to talk more about wind intensity and pressure on the race course than wind shifts. Do you agree? Is that true? And does it have to do with the lateral boundaries, which may be a little too narrow? Well, I love the boundaries, first of all, because when I did the America's Cup here in 2000 and in 2003, you went to a lay line, you got a lead, and you were just pushing somebody all the way to a lay line. It was kind of boring. So this creates activity, first of all. Ok. Lui dice che lui piace tantissimo questi ho dimenticato la parola, Andrea, aiutami. I boundaries. Gli piacciono i boundaries, le linee laterali gli piacciono molto a lui. Sì, infatti il fatto che sono più stretti piace, perché ha detto che in passato era quasi noioso, perché perché non c'è la stessa attività di adesso, quindi per lui non dà fastidio. Ah, lui piace, yeah. Gli piace il campionato. So the boundaries come up quick. So a lot of times staying in phase with the wind shift is really hard, because the boundaries kind of force what wind phase you're in. Whereas you can still always head for pressure. You can see pressure, you can feel pressure. And when the boat goes 3 or 4 times the wind speed, one knot of wind pressure means, you know, 3-4 knots of boat speed and angle. So VMG, 3 or 4 knots of VMG, that's real. That's something you can, that's real. So pressure, I think at the end of the day, right now, pressure is number one, and trying to find the perfect wind shift is probably number two. Ok, come diceva, la pressione per lui è sicuramente la cosa fondamentale. E Andrea, io lascio a te di fare la parte più tecnica, perché sicuramente... No, va bene, sì, lui è molto... In questa Coppa America ha preso molto di più a vento la VMG che la velocità, e sì, comunque ha risposto. Poi voglio anche andare veloce per lasciare le domande un po' di qualche lettore. Comunque sì, ha risposto. La pressione adesso del vento, perché è molto più facile da vedere sul campo di regata dei salti di vento, è la numero uno, quindi è molto importante individuare dove c'è più pressione, e in secondo luogo i salti di vento. Mariotti. Ken,
Ken, c'è qualche aspetto dell'attuale formato di regata che ti auguri venga modificato nel caso in cui, come sembra probabile, gli AC75 verranno confermati anche in futuro? Ken, we talked about boundaries. Is there any aspect of the current regatta format that you would like to be changed in the event that, as it seems likely, AC75s are confirmed in the future? Well, first of all, I'd like to see a longer regatta. I think we're all shocked at how little racing there feels like there's been. It seems like a lot of work over 3 or 4 years has gone into very few races, especially for a couple of the teams that are already eliminated. Mm-hmm. Dice che quello che vorrebbe vedere sono le regate più lunghe, soprattutto, perché sembra che tanto lavoro e poche gare. Ma più, posso aggiungere, più lunghe o più numerose? Are you more interested in longer regattas or more races? Oh, more races. You know, they have to make the boats less fragile and more races. So okay. I think there will be continual work to make some parts of the boats one design, one design components in order to help reduce cost and to actually make them a little more robust so they can probably sail more and have to be worked on less. So that would be my guess, no matter who wins. I think you will see the AC75 stick around, I hope, because they're magnificent boats. And I think hopefully with some more one design simplification and one design componentry, you see the ability to sail more. Okay. Quindi, come diceva lui, vuole vedere più gare, ma anche lui pensa che le barche rimangano perché sono bellissime, però ci sarà un po' di lavoro da fare per semplificare, unificare e per ridurre il lavoro, per ottimizzare un poco meglio. Sì, poi ci sono altre domande nostre, voglio però cominciare a dare spazio un po' ai lettori. C'è Gianni Bianchini, me la chiede insistentemente, le penalità sono poco severe? Bisognerebbe un po' inasprire di più le penalità? Cambiano okay, so, poco la regata. Thank you. So these are reader questions. Gianni Bianchi asks, in your opinion, are penalties severe enough or are they too soft? Well, you're asking me to be an umpire again. I told you I don't like umpires. Of course we are. listen, I know that sometimes it's a struggle to figure out what the penalty actually is. The 15, you know, in a pre-start or over early, you have to drop 50 meters behind the other boat. And other times you have to just drop 50 meters, period. They've talked about doing circles. They've talked about other... This is as good as it is right now. I think until somebody has a much better idea, I think they're really apt to just keep this the way it is. Comunque abbiamo chiesto una domanda un poco difficile per lui, come dice lui non piace essere giudice, però per il momento lui pensa che rimane così, perché è sempre un poco difficile capire i dettagli dei penali, però per il momento stanno facendo quel che possono e a volte cambiano, però non vede che cambierà, cioè per il momento rimane com'è. Vai Mariotti. Bene, abbiamo visto Team New Zealand provare tante vele diverse nelle ultime settimane, il Codzero, la Randa Batwing, un fiocco molto piccolo. Quante possibilità ci sono che venga davvero usato tutto questo inventario dei Kiwi in regata? Okay, we saw Team New Zealand try several different sails in recent weeks. The Code Zero, the Batwing mainsail, a small jib. What are the chances all this inventory will be used by the Kiwis during actual racing? Zero. Okay. Zero, facile tradurre. I think the mainsail was something they just... I like I said at the beginning, I think they're a little bored. They've run out of things to do. So I think they tried the mainsail in order to try it. It was one of their oldest mainsails that they just recut. The Code Zero is interesting that you see here. Why don't you start with that first and I'll get into the Code Zero. Okay. Quindi ha detto che magari sono un poco annoiati, quindi stanno provando tante cose, però lui vuole cominciare a parlare di questo Code Zero.
So the Code Zero is interesting because in one of the Christmas Cup World Series races against, I believe against the English, the British, they did, they just barely didn't finish a race on time. And I asked, I think it was Blair Tuke maybe in the post race, interview, if you had a sail or if you had a bigger sail on that last run, you would have finished the race. I think this is a last run sail. If it is displacement weather, the boats are in the water, they have an option to maybe finish a race on time. That's all I think we're going to see that Code Zero for. Ok, quindi lui ha detto che comunque hanno usato questo Code Zero durante il Christmas Cup, no, contro gli inglesi, e quasi non hanno finito la gara. E, dopo hanno fatto un'intervista e sembra che se usano questo velo sarà proprio in queste situazioni qua. E magari Andrea puoi anche aggiungere qualcosa. Solo all'ultimo, sì, potrebbe essere utile solamente all'ultimo se vedono che non riescono a finire la regata in tempo. È l'unico occasione in cui può essere utile, proprio come ultima ancora di salvataggio. Ciambella di salvataggio. E abbiamo ancora due domande in tema, e queste ce le fa Antonio Vettese. Possono esserci problemi di legalità con la randa Batman? Durante la Prada Cup ci sono state interpretazioni sulla misura degli sticker con i roghi. Caroline, te la giro anche a te sulla nostra chat. Okay, so I'm just gonna, this is from a reader. I hope I translate it well. Could there be problems or legal problems or whatever with the Batman? The Batwing. During the Prada Cup, there were interpretations about the size of the stickers and the logos. Well, it's the America's Cup, right? So when in doubt, go to court, you know, that complain. Quando c'è un dubbio, bisogna lamentarsi, andare in tribunale. It's America's Cup. Siamo fatti così. Yeah, so I think it's legal. It was definitely questioned by several teams. And at the end of the day, it was deemed legal. So I don't think there's a problem with it. But I will eat the brim of my hat if we see that mainsail in the America's Cup. How's that? Allora dice che comunque è stato dichiarato legale e lui dice che se veramente vedi quello nell'America's Cup lui mangerà suo come Rocker Duck, mangerà il cappello, quindi esatto. Bene, ok, poi c'è un'altra domanda non prevista. So another question, why is it that they're trying to reduce the sail dimensions after having added a meter by lowering the level of the top deck, of the deck. Yeah. Good question. So it's all on boats like this, it's all about center of effort, right? So the more, once you get going fast, you want to do two things. You want to reduce drag, which means make your sail plan either smaller or very, very flat. And you want to reduce and lower your center of effort because that gives you more riding moment. So that sail down low by lowering the deck, good for reduction of center of effort, cutting away those little pieces up top, maybe good for drag and overall wing drag. So those are really the two key components as to what they were trying to do. Yeah, thanks a lot. Appreciate it. But luckily Andrea understood everything. So, allora, le due cose che devi fare è di ridurre drag, devi aiutarmi con questo, avendo una vela che è più piccola e piatto, e di abbassare il centro di effort, cioè di forza, non so. E quindi magari puoi aiutarmi, Andrea, con la parte più tecnica. No, perché ti stavo preparando le domande per dopo, va benissimo così, poi ce lo riguarderemo registrato. Vai, okay. traduci questa, Caroline, che ti ho messo in chat da parte di Gian Maria Manaresi. Com'è possibile? La leggi? Sì. How can it be that you don't have...
Yeah. How is it possible that you don't have real-time information about the speed of Team New Zealand, given that they were sailing in these days in perfect water, I guess you could say, not to speak of that, so in really smooth seas? Why don't because we know we were not allowed to have any data from their boat or no cameras on their boat during their entire training program, whereas obviously the Challengers had all the data and all the cameras on their boat because we're doing a TV show. So it's just one of the built-in advantages by the person who holds the trophy. It was well coordinated, and I think, you know what? If I were the defender, I probably would have done the same thing. Allora, quello che dice è che non c'era assolutamente nessun, non c'era dati né telecamere, niente durante l'allenamento della barca, mentre gli avversari avevano tutto, avevano i dati, avevano i film, avevano tutto. E quindi è stato coordinato, ho detto che chi aveva la coppa aveva anche ragione di tenere questo vantaggio e niente da fare, è stato così. Perché è vietato, credo. È stato, sì, non era permesso, sì, grazie. Questa di Lamberto Cesari è in inglese, quindi leggila tu bene col tuo bell'accento, Caroline, è facile questa. Fantastic. Thank you, Lamberto Cesari, so you wrote in English. From the North Sails point of view, which innovations coming from this America's Cup will arrive to racing and the cruising world, if you can talk about that? That's a great question, and I can talk a little bit about it. Again, in talking to the sail designers, Marco Capitani is another sail designer for Lunarossa and very famous Italian kind of coach and designer. They all think this is about the layout of 3DI. 3DI is a composite material that we make. And I think we've learned more about how to control and manipulate the shape of a sail through these layouts than in the history of the product. Ok. Allora, secondo lui la cosa che la domanda era dal punto di vista di North Sails, quali innovazioni che vengono da America's Cup e arriveranno al mondo delle gare e della vela, del mondo di vela, se è possibile parlare di questa cosa. E lui dice che secondo lui è quello che arriverà è proprio questo 3DI, che è materiale e composite, no? Che farà qualcosa per le forme delle vele, eccetera. Quindi per lui questa sarà la grande innovazione che arriverà nel mondo e fuori il mondo di America's Cup. I think we're gonna when we do our design debrief at the end, I can't even know what the sail shapes and layouts are now. We have so many firewalls within North Sails to keep it all separate. But when we have our debrief, I think we're gonna find ways that these people have figured out, that these teams have figured out to change the shape of a rigid structure like we've never imagined before. And that is good for cruising and for racing. Secondo lui quello che verrà fuori alla fine, perché adesso tutto è molto separato, però una volta che finiscono tutte le gare e possono parlare di quello che hanno imparato, quello che hanno visto con le altre squadre, eccetera, e che loro troveranno e quanti modi interessanti e innovativi che queste squadre hanno fatto per creare forme a queste strutture rigide e che possono tradurre e essere utilizzati in altri, fuori America's Cup, ma per il mondo delle gare e della vela in generale. Sì, l'altro giorno Alessio Razzeto, che Ken Reed conosce molto bene, ci diceva che questa Coppa America potrà dare molto alle vele, diciamo così, di utilizzo generale, perché con il fatto che queste barche navigano a 50 nodi e praticamente sono vele di fatto strutturalmente molto, molto resistenti
e quindi di fatto sono come vele per gente che va in crociera con 50 nodi di vento. Volevo sapere se è d'accordo con questa cosa. Oh, okay, so he was talking to a friend of yours. I missed the name, Andrea, but Alessio Lazzetto, lo conosce bene, che arriva. Okay, you know who that is. Anyway, they were talking about the fact that these sails that can go at a speed of 50 knots could they're so resistant they could easily be used in the cruising world. Do you agree with that? Yeah, so it's the difference, the ability to change shape. So a sail, let's say a sail that has to, okay, let's put it another way. When we get on an airplane and we're about to take off, they change the shape of the wing, right, to take off at low speeds. And once the plane gets up in the air, all the controls, the flaps come in, the cone, the leading edge changes, everything changes to go at high speeds. Mm-hmm. Diciamo che il vantaggio è che queste vele cambiano forma, un po' come andare in aereo dove gli ali cambiano forma quando sono più lenti, ma anche quando si arriva a quota e vanno più velocemente. Sì, con i flap e tutto cambia. So this composite construction, the 3DI construction with the helix structure, the load structure and the luff, they are changing the shapes of these sails like we've never seen before. So that is what I'm excited to find out more about. How do they do it? And how do we then allow the sailing world to use that in order to make their sailing experience better? Quello che dice, insomma, è che lui è molto entusiasta di questo cambiamento, come queste vele cambiano forma e come questo può essere disperso nel mondo di sailing, eccetera, cioè di vela fuori. Quindi ovviamente la struttura è molto particolare e anche lui sta imparando insieme a tutti come questo cambierà il mondo della vela. Abbiamo un lettore che ci chiede se possiamo chiedere a Ken se faranno mai o cosa pensa di un prepartenza di 5 minuti, di una fase di prepartenza. Sì. Okay, he's asking, there's a reader is asking if you think that you'll do a pre-start of 5 minutes. Ah, maybe 5 would be long, but I'd love to see it go to 3 at least. It would create more maneuvering, maybe a little more match racing. I think 5... 5, you'd kill the crews, that you would just kill them. They'd be burned out before they even started. So I'd like to see 3. Ok, quindi 3 potrebbe andare, 5 ucciderebbe tutte le persone coinvolte, però con 3 si può fare più manovre, eccetera, però 5 troppo, 3 bene. Ken, stiamo per chiudere l'ultima domanda. Comunque finisca tra Luna Rossa e Team New Zealand, per North Sail sarà un successo, ma quanto sono veramente diverse le vele fra i due team? As a last question, it's another sail question between Luna Rossa and New Zealand. We know that they're both winners because the North Sails. But what's the real difference between them? I think there's actually, I think there's big differences on how they, remember, you can control the top 3 meters and the bottom meter and a half of the sail through other methods, through control systems. So I think they've both tackled that very differently. We'll start there and I'll continue. Okay. Ci sono grandi differenze tra questi due e ricordiamoci che si può controllare i 3 metri più alti e 1,5 di sotto usando diversi sistemi di controllo, e hanno scelto di fare in 2 modi molto diversi. Nell'albero, sì. And I think their use of helix, of the load structure and the luff, I think they're doing that very differently, both teams. But one thing I can't get over is how unbelievably smooth Luna Rossa's sails are. Whether that makes a difference or not to boat speed, I'm not sure, but they look different to me. So I can't wait to, another phrase, I can't wait to look under the hood when this is all done and see what these teams have done, because they're doing it differently. There's no question about it.
but they're probably come out about the same in the end. Ok, e dice comunque anche l'atto di decisione di come loro prendono da Helix Load Structure, che questa è una cosa per Andrea, come loro gestiscono quella differenza. Però l'altra parte, l'altra cosa che lui dice è che deve vedere Luna Rossa se è molto liscio da vedere, proprio diverso da vedere, molto bello, e lui non vede l'ora di capire come e perché una volta che tutto è finito. Va bene, okay. Avevamo chiesto a Ken Reed quanto voleva stare con noi, ci aveva detto che 45 minuti era il tempo ideale, abbiamo sforato di un quarto d'ora, lo ringraziamo moltissimo, che era un endiglio, che lo sappiamo, che l'abbiamo tenuto un quarto d'ora in più. Ken Reed, we know we kept you 15 minutes longer than we said, but we thank you so much for your time, it was so informative and so enjoyable, thank you so much for being with us this evening, good luck with everything and we'll be watching from Italy. Well, I apologize that my Italian has not been better after sailing with Leonardo Ferragamo and his whole Italian crew for the last 6 years. I should know more Italian, but so anyway, thank you for bearing with me and take care. Yeah. Thank you very much, Ken. Thank you, Ken, to be with us. Thank you so much. Thank you, Caroline. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. Grazie, Andrea. Nice job, Caroline. Grazie. Thank you. Grazie. Ciao a tutti. E grazie a chi è stato online a seguirci, tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Okay.